Oggi pomeriggio sono al Baglio dell'Ulivi a Bolognetta, struttura molto conosciuta per i banchetti e non solo, dove opera il caro amico Alex Mangano, fratello dell'omonimo Mangano, Max lui, tutti i nomi con le X, e, per cucinartusi.it. Oh, io sono qua per parlare non solo di te, ma anche per una tua, come possiamo definirla, una trovata gastronomica, una scoperta gastronomica. Allora, diciamo che... non ne parliamo adesso. Ne parliamo dopo. Prima vediamo chi è Alex Mangano. Alex Mangano ha cominciato a che età? A che età tu hai preso in mano la prima padella? Eri piccolo? 9-10 anni. No, e perché? Perché mi trovavo a casa avendo un languorino, la mamma mi disse: guarda, oggi è ritardo, vedi un po' di arrangiarti, apri il frigorifero, tanto ormai sei grandicello, fatti qualcosa. Che hai cucinato? La mia prima esperienza sono state 2 uova fritte, non me le posso dimenticare. Quindi sei un friggitore di uova per necessità? Diciamo, esatto, ho cominciato da quello, con queste uova fritte che poi man mano si sono fatte sempre un po' più particolari. Una volta mettevo poi qualche formaggio sopra per farlo sciogliere, a volte mettevo del prosciutto, a volte le arrotolavo. Diciamo, ho cominciato a giocare con le uova. Le hai fatte evolvere. Esattamente. E vedremo che più avanti hai fatto evolvere anche un'altra cosa, un altro ingrediente base della nostra cucina, perché tu sei palermitano comunque. Sì. Sì. Sei nato a Palermo e sei qui a Bolognetta, sempre a 2 passi da Palermo. Ultimamente. Siamo stati anche un po' in giro per il mondo. Siamo stati... Ora ci arriviamo. E che è successo quindi? Poi tu sei cresciuto un altro po', scuola media. Scuola media, sì. E lì che è successo? E lì è successo che un giorno, appunto, quando dovevamo scegliere l'indirizzo o cosa fare, diciamo, per le superiori, c'è stato un piccolo diario che non posso dimenticare, si chiama il diario dei mestieri, dove appunto ti spiegava un pochettino quelle che erano tutte le professioni che potevi fare da grande, con le spiegazioni di quel mestiere, gli sbocchi che ti offriva, le possibilità, le opportunità. E diciamo che lì mi sono innamorato, che ho visto proprio c'era la professione, c'è il cuoco. C'era la possibilità di viaggiare, di andare all'estero, di entrare subito nel mondo del lavoro e di poter essere creativi. E questa cosa, diciamo, mi ha affascinato molto, anche perché io già in cucina mi divertivo con le mie uova. Perché le uova sono diventate poi altre cose nel frattempo, sicuramente. Esattamente. E quindi proprio capirò a fagiolo. Esatto, esattamente. Questo mestiere del cuoco. Perfetto. E poi giustamente hai fatto l'alberghiero, hai fatto stagioni, sì. Dove sei stato poi tu in giro per il mondo? E appunto, diciamo, prima ho cominciato qua nel palermitano fino all'età di 18 anni, che io contestualmente facevo sia scuola che lavoro. E già all'età di 13 anni, 14 anni lavoravo proprio in una mensa, poi ho cominciato in qualche ristorantino, in qualche trattoria, e poi già all'età di 18 anni sono andato a fare anche una stagione a Frascati, al Castagneto, ai Castelli Romani. Poi ho fatto il militare, poi sono partito per i Caraibi, a San Martin, dove ho fatto una bellissima esperienza, 2 anni e mezzo in questo ristorante, dove ho potuto approfondire sia la cultura gastronomica italiana e internazionale, perché diciamo avevamo una clientela molto vasta, e anche ho potuto affinare un pochettino quelle che erano le lingue che avevo imparato a scuola, e quindi le ho portate, diciamo, ho capito a che cosa serviva studiare l'inglese e studiare il francese, perché contemporaneamente durante il servizio dovevo parlare in inglese con i camerieri, in francese con il mio secondo e in spagnolo con i fattorini, per esempio, ed è stata una bellissima grande esperienza. E i gesti non li potevi usare perché stavi lavorando. Esattamente, e niente, poi siamo stati anche un po' in Australia, siamo stati altri 2 anni in Tunisia, siamo stati in Germania, siamo stati a Parigi e quant'altro, dico. E poi mi sono, diciamo, fermato qua in Sicilia, dove ho cominciato circa 20 anni fa
con una bella avventura con l'Hotel Villeroy, dove sono stato lo chef fino a 2 anni addietro, dove poi è Sì, tu nata. sei il volto un po' che ha Sì, sono caratterizzato stato. quest'altra struttura, d'altro qui vicino. Sì, Sì. proprio qua a 2 passi. E poi è nata anche la tenuta Scozzari, un'altra grande realtà, bei ricordi, una bella avventura, una parte della mia vita. Ma veniamo all'argomento principale un po' anche di questo nostro incontro, Sì. del quale accennavo all'inizio, che è, diciamo, il pomodoro. Sì. Il pomodoro, Pomodoro. esattamente. Allora, tu hai ideato questa salsa, parlane tu. Sì. Cosa possiamo una salsa Allora, comunque. io la considero, io credo che sia, si possa considerare una nuova salsa madre della cucina italiana, perché è una salsa di pomodoro che praticamente viene realizzata utilizzando i pomodori in uno stato di maturazione antecedente, che mi permettono di avere una salsa molto più profumata, molto più aromatica, però allo stesso tempo molto più delicata di gusto, molto più fine e con un colore proprio giallo-oro. Che tu hai chiamato pomodoro dorato per questo. Pomodoro dorato. Poi per abbreviare, magari ecco, Pomodoro. nelle diciture, nel menu scrivo pomo di apostrofo oro per attrarre un attimo l'attenzione del cliente, dice: ma che cosa? Dice, sbaglio a scrivere? Esatto, ho No. sbagliato a scrivere. No, è proprio una forma, diciamo, per presentare, anche perché, diciamo, per renderlo fonicamente più gradevole. Meno cacofonico, come dice Esattamente, qualcuno. bravo, non l'ho voluto dire L'ho io, detto lo io. dici tu, va bene. Il pomodoro. Parlami un po' di questa, come è nato E questo allora, pomodoro. intanto io volevo appunto fare qualcosa, siccome sono sempre impegnato, dico, nel lavoro, riuscire a fare qualcosa di mio che mi potesse, diciamo, identificare, e lasciare, diciamo, un piccolo ricordo di me, di Alessandro Mangano. Alex Mangano ha fatto questa salsa, ha fatto qualcosa di suo. Da dove nasce questo? Questo nasce da una riflessione. Perché il fatto che io, per esempio, ecco, l'aver studiato le lingue ti consente anche a volte di soffermarti su determinate cose. Cioè, un giorno io mi sono chiesto: ma se si chiama pomodoro, cioè se Cristoforo Colombo, quando l'ha visto per la prima volta e ha portato questo meraviglioso frutto dalle Americhe, lo ha chiamato pomodoro, perché noi lo abbiamo sempre Rosso. fatto rosso, lo pensiamo rosso? Ci siamo? Ora, su questo ci sono poi le leggende che dicono che i pomodori, quando li ha portati Cristoforo Colombo, non erano una tipologia gialla, che io non credo proprio. Praticamente, perché dico, non penso che a quei tempi hanno cominciato a modificare il pomodoro, che prima era giallo, e l'hanno fatto diventare rosso. Quindi, molto probabilmente, questo pomodoro sono partiti dall'America, che era di quel colore dorato, magari quando poi sono arrivati in Italia è arrivato rosso, sarà arrivato a una maturazione, diciamo, più completa. Ed ecco che allora io, siccome oggi si parla molto della cucina molecolare, che io ho pure studiato e approfondito anche andando a guardare e studiando quello che fanno gli chef internazionali e che sono riusciti a fare, ho voluto fare una salsa nuova, una salsa molecolare, di cucina molecolare, però utilizzando appunto la molecola del pomodoro in uno stato differente da come abitualmente noi siamo abituati a utilizzare in Quindi cucina. diciamo hai stravolto la materia prima senza stravolgerla. Perché Esattamente. sempre pomodoro è. Sempre No, pomodoro non è è, soggetto a nessuna non ci sono lavorazione nessune particolare. decolorazioni particolari, ci sono delle lavorazioni particolari che sono legate un pochettino alla spellatura e alla cottura, che sono diverse perché abbiamo un pomodoro che è molto duro, solido, quasi sembra una patata praticamente, e questo pomodoro mi ha dato dei grandi, diciamo, dopo anni di studi e tentativi, dei grandi risultati, perché abbiamo ottenuto una salsa di pomodoro con, diciamo poc'anzi, oltre al discorso della profumazione più intensa e il sapore più delicato, una salsa che mi richiede di suo il 65% di sale in meno a quello che si utilizza normalmente per fare una salsa di pomodoro classica.
In più, oltre 100 persone che io ho fatto provare questa salsa, chi soffre di ulcera, chi soffre di gastrite e quant'altro, lo hanno mangiata senza avere nessun tipo di disturbo, senza avere nessun problema, e quindi abbiamo un'altissima digeribilità e quindi è aggiunta di zucchero zero praticamente. In più, anche in cucina, quando noi la andiamo a utilizzare, abbiamo questa salsa che con questo colore, anziché coprirti anche i colori degli altri ingredienti, li fa esaltare. Quindi è versatile. È molto versatile. E tu oggi mi hai preparato tutto un pranzo che dall'antipasto al dolce. Al dolce. E conteneva il pomodoro quantità dorato. Diciamo rilevanti, il pomodoro dorato. Esatto, abbiamo visto che praticamente non è stucchevole, non è monotona, non è pesante, e praticamente questa, appunto, questa salsa non è una ricetta di Alex Mangano, ma è uno strumento di lavoro dove e con il quale tutti i cuochi, tutti gli operatori del settore possono attingere, possono utilizzare e possono appunto giocarci a modo loro, secondo quello che sono le loro fantasie, le loro idee in cucina, e quindi diciamo dare spazio alla creatività. E io l'ho mangiata con la carne, un menù di carne, ma ovviamente tu mi hai raccontato anche sul pesce, può andare benissimo. Sì, è eccezionale anche con il pesce, come abbiamo visto anche nel dessert abbiamo fatto una panna cotta al pomodoro, abbinandola con quella, una salsa di arancia e i pistacchi. Anche nell'antipasto, hai visto, abbiamo fatto quel particolare, quel pomo d'uovo, abbiamo fatto questo uovo a forma di pomodoro. Le difficoltà di preparazione di questa salsa quali sono? Allora, quindi sono raccolta intanto dal pomodoro, la scelta della materia prima. Quindi deve essere raccolto, esatto, in un dato periodo. Che sottolineiamo, spieghiamo che appunto non viene realizzata con un tipo particolare di pomodoro, ma con qualsiasi tipo di pomodoro che venga però utilizzato in quello stato di maturazione particolare, che non deve essere né troppo maturo né troppo verde. Ci siamo, quindi noi andiamo anche a rispettare quello che è il territorio, perché se noi siamo sul Casertano e ci sono i pomodori San Marzano, andiamo a fare con i pomodori San Marzano. Se siamo a Corleone e abbiamo i pomodori corleonesi, andiamo a fare il pomodoro dorato con i pomodori corleonesi, o come anche con il ciliegino di Pachino. Quindi si può fare in qualsiasi parte del mondo, si in qualsiasi varietà di pomodoro. Si può fare in qualsiasi parte del mondo, ed è importante appunto non confonderla con diciamo la salsa fatta con i pomodori a pasta gialla, che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa, che quindi non ha le caratteristiche di questa salsa qua. Tu mi hai raccontato però una cosa che adesso vedremo. E poi per la lavorazione, come tu dicevi, bisogna stare attenti alla spellatura, perché il processo, esattamente, è un, c'è un processo particolare per la spellatura, perché è difficile diciamo da spellare confronto al pomodoro normale, e anche per la cottura, che dobbiamo fare delle cotture prolungate, perché questo pomodoro dobbiamo portarlo in maturazione tramite la cottura. E qualcuno ti potrebbe però obiettare, ma questo pomodoro non è maturo. Sì. E quindi noi stiamo usando un vegetale che sarebbe meglio portare a maturazione sulla pianta. No. Non è vero. Non perché? È vero. L'importante è appunto perché noi abbiamo il pomodoro che appunto non deve essere fatto con i pomodori verdi, perché i pomodori verdi contengono la solanina, che è una sostanza, è un antibiotico diciamo della pianta naturale, che la protegge dagli agenti patogeni esterni. Nel momento in cui il pomodoro va in fase di maturazione, la solanina si abbassa e quindi praticamente il pomodoro diventa vulnerabile. In questo caso il pomodoro avrebbe bisogno degli antiparassitari per arrivare a maturazione senza essere compromesso. Noi invece lo andiamo a raccogliere in questo preciso momento, in modo tale da evitare l'utilizzo di questi antiparassitari, e utilizziamo il pomodoro che in questa fase praticamente ha più beta carotene e quindi meno licopene, che nella fase di maturazione il beta carotene diventa licopene, e abbiamo questo appunto pomodoro che, oltre a questa colorazione particolare gialla e delicata, praticamente anche nella fase digestiva si comporta un po' nello stomaco come se fosse una carota. Quindi non è
pomodoro verde, ma è pomodoro nel primo stadio di maturazione. Esattamente, possiamo definirlo. Esattamente. Così. Perfetto, Alex, io ti ringrazio di questo pranzo chiarificatore delle caratteristiche e proprietà della tua invenzione. E anche di questa video intervista. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? Sì, volevo ricordare a tutti appunto che il prodotto è assolutamente naturale, non ci sono lavorazioni o sbiancamenti o decolorificazioni chimiche e quant'altro. L'anno prossimo, l'anno nuovo, ci saranno appunto qui al Baio degli Ulivi delle degustazioni a base di pomodoro dorato, proprio un menù realizzato dall'antipasto al dolce a base di pomodoro dorato, appunto per far capire appunto e trasmettere la versatilità di questo prodotto. E faremo contestualmente anche dei corsi per far arrivare, diciamo, le persone a realizzare anche loro stessi questa salsa, appunto perché cambiando la tipologia di pomodoro dobbiamo un attimo adattarci al processo di lavorazione. E spero che... Due domande te devo fare però, Alex. Sì. Tu sei una buona forchetta, non si può nascondere che tu lo sia, è impossibile. Io ho cercato qui con lo zoom di ridurre, ma la tua mole si vede. Sì. E cosa ti piace mangiare a te quando ti siedi a tavola? Il piatto salato che più ti piace? Il piatto salato che più mi piace è la cotoletta che fa mia mamma. La cotoletta che fa mia mamma, sì. E come la fa? In maniera tradizionale? Diciamo oppure? Che fa lei una cotoletta che è molto semplice, proprio come facevano le nonne una volta. Semplicemente uovo e mollica, cotta nella padella come fa lei, io non ci riuscirei, però è buonissima. E invece come dolci? E invece come dolce, un dolce che mi piace in maniera particolare è il cannolo o la cassata, diciamo, questi sono... Quindi due dolci principe con la ricotta della Sicilia. Sì, assolutamente. Cassata e ricotta. Infatti su questo ci lavoriamo anche noi molto le domeniche. E non mi fare però il cannolo o la cassata col pomodoro dorato. No. Non esageriamo. No, attenzione, dobbiamo... Rispettiamo la tradizione e nella maniera più assoluta. Facciamo delle variazioni. La panna cotta sì. La panna cotta si può fare. Ma cannolo alla casa. Va bene, Alex, grazie ancora. Grazie mille. Grazie a voi, a te, Maurizio. Ci vediamo alla prossima. Buon lavoro col pomodoro dorato, allora. Grazie, buon lavoro anche a te.